Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata, infatti sono ancora in pigiama e ho qua pronto il mio telefono perché ieri sera ho deciso che oggi girerò il video in cui voi, i miei followers, almeno su Instagram, controlleranno la mia vita. Ho già pronta tutta una serie di sondaggi, in realtà sono terrorizzata perché potrebbero uscire cose. Non lo so, io dovrei fare delle cose oggi, però sarete voi a decidere se effettivamente potrò farle o meno. Spero che questo video vi piaccia, se è così iscrivetevi al canale e lasciatemi un pollice in su per altri video in cui voi controllate la mia vita, la mia giornata, il mio make-up. E adesso io sono particolarmente affamata, perciò direi che prendiamo il nostro telefono, andiamo giù e faccio un paio di foto per capire cosa mangerò stamattina a colazione. La mia colazione ormai da un anno è quasi sempre yogurt greco e cereali vari, però ultimamente sto mangiando solo gallette di riso perché non ho molta fame la mattina e mangiare altre cose mi viene un po' la nausea. Quindi adesso farò una foto e deciderete voi cosa delle due dovrò mangiare. Ok, mettiamo un filtro carino per ravvivare questo sfondo marrone. Fosse per me adesso starei mangiando le gallette, però sono sicura al 99,9% che sceglierete tutti gli yogurt e cereali, perché ammetto che le gallette non sembrano appetitose a molti, lo so. Mentre aspettiamo il verdetto sulla colazione, vi chiedo un attimo se posso andare oggi a Milano a fare shopping, perché in realtà io dovrei andare. Però non posso mettere i sondaggi qua, quindi dobbiamo cambiare strategia. Dovrei andare a Milano per comprare dei trucchi, delle cose per fare un video che mi mancano. E quindi se voi mi direte di no sarà un gran casino perché non potrò fare quell'altro video. Comunque adesso ve lo chiedo, vediamo un po' cosa mi dite. Vai, pubblica. Comunque ne approfitto, se non mi seguite ancora su Instagram, questo è il mio profilo, mi raccomando, seguitemi per partecipare ai prossimi video in cui voi controllate le mie giornate. Come avevo immaginato, hanno vinto i cereali al 90%. Ragazzi, è allucinante, tutti odiano le gallette. Quindi ho preparato la mia tazzona di yogurt e cereali. Ho appena lavato le mie spugnette, vi ho fatto anche un'altra domanda per capire come mi devo truccare e andiamo a scoprire cosa avete deciso per Milano, ragazzi. Speriamo bene, andiamo avanti, avanti, avanti. Ta-da! Sì, riusciamo ad andare a Milano a comprare quello che devo. E anche lì state pronti perché sarete voi a decidere cosa potrò o non potrò comprare. Fino ad ora ci sono state solo vittorie schiaccianti, mentre sul make-up siete già un pochino più indecisi perché il 66, non so parlare come sempre, il 66% ha deciso che dovrò truccarmi in maniera naturale, però comunque un buon 34% voleva la full face. Adesso mi spiccio perché sono già le 10:40 e se no oggi non riusciamo a combinare nulla. Comunque trucco naturale non vuol dire poco trucco, perciò adesso vediamo un po' cosa fare. Eccomi qua, look naturale completato. Ho messo giusto due ombrettini per dare un po' di intensità agli occhi, ciglia finte immancabili, però direi molto discrete. E adesso ho fatto anche un sondaggio su che outfit dovrò indossare. Speravo che vincesse questo perché mi piace da morire, ma sta vincendo l'altro, quindi probabilmente dovrò cambiarmi. Questa volta, cavoli, siamo lì lì, però purtroppo sta vincendo l'outfit con la camicia, quindi adesso mi cambierò e finalmente usciamo di casa. Mi sono cambiata perché questo è l'outfit che avete scelto per oggi. Ho messo le Puma suede bianche argentate. Oddio, sono arrivata a Milano, ho appena acceso la telecamera e piove. Comunque, prima di fare tutte le mie commissioni, sto morendo di fame, quindi ho fatto su Instagram il sondaggio su dove dovrò mangiare. Ho scritto Luini e McDonald's. E sono nella stessa direzione, qui a Milano in centro in Duomo non è che ci sono tante opzioni e spero che vinca Luini, però ho un brutto presentimento perché la maggior parte delle persone non sono di Milano, quindi scriveranno sicuro McDonald's. Come previsto sta vincendo McDonald's, quindi là in fondo c'erano sia Luini che McDonald's. E maledetti, mi fate andare a mangiare gli hamburger, lo sapevo. Ho preso giusto due cose perché sono da sola, quindi non avevo voglia di stare troppo a mangiare. Quindi ho due paninetti e poi andiamo a fare shopping. Yeah.
comprare delle cose per un video, quindi non posso chiedervi aiuto, altrimenti il video che devo fare non viene. Però dopo andrò nei negozi e vediamo, magari lì mi potete consigliare se comprare o meno qualcosa. Shopping rimandato, ragazzi, perché fa troppo caldo, mi sto sciogliendo, quindi andiamo a casa e faremo qualcos'altro. Anzi, magari vi porto alla casa nuova, che devo anche montare un mobiletto, però questo lo deciderete voi fra poco. Ho sbagliato a proporvi questo outfit perché mi sto letteralmente sciogliendo. Questa camicia probabilmente è sintetica perché veramente non ho mai provato così caldo. Comunque sono quasi a casa e adesso mi sa che mi struccherò un pochino perché la mia faccia ormai è in decomposizione. E poi prendiamo la macchina e andiamo alla casa nuova. Entrata in casa, come prima cosa ho tolto la camicia immediatamente e vi ho chiesto se posso farmi una doccia. Spero tantissimo che mi diciate di sì, perché beh, non c'è da spiegare perché, ragazzi. Anche se devi comprare solo due cose, Milano in centro è sempre ultra stancante, ci sono delle distanze immense veramente, quindi ho camminato tantissimo solo per comprare tre cose che vedrete prestissimo in un video in cui qualcuno ha scelto per me il mio make-up. Sì, posso lavarmi! Che bello! Non puzzerò per il resto della giornata. Ovviamente farò una doccina veloce senza lavare i capelli, non ve l'ho neanche chiesto perché sono truccata, dobbiamo continuare il video e non ho voglia di ricominciare tutto da capo, perciò doccina veloce e poi ci vediamo con il sondaggio per la casa. Anche con questo sondaggio mi è andata bene perché il 97% ha deciso che posso andare alla casa nuova. Adesso andiamo lì, ho due cose da fare: montare un mobiletto nuovo, tra l'altro bellissimo, che ho comprato da IKEA, oppure finire di verniciare gli infissi. Arrivo lì, mi cambio, facciamo un sondaggino e vediamo cosa devo fare. Sto aspettando le vostre risposte al sondaggio su che lavoro devo fare qui alla casa nuova e mi è venuta un'idea geniale. Lasciatemi tantissimi pollici in su se volete un tour della casa prima che sia arredata, perché per il tour della casa completo con tutti i mobili ci vorrà ancora un mesetto e mezzo almeno. Mentre potrei farvi, se vi va, il tour completo della casa con ogni angolo, tutte le stanze, però non ancora arredata, diciamo. Quindi tantissimi pollici in su se volete questo video. E allora andiamo a vedere il sondaggio. Il telefono l'ho lasciato di sopra. Per ora c'è ancora l'eco in questa casa perché non c'è neanche un mobile, purtroppo. Allora andiamo a prendere il telefono e scopriamo insieme cosa avete deciso che dovrò fare. Rullo di tamburi. Rullo di tamburi, montare la cassettiera! Ne sono un po' contenta, sinceramente. Così non mi devo sporcare con la vernice degli infissi. Vai, andiamo su e poi ve la faccio vedere finita. C'è un piccolo problema, non mi ricordavo che la cassettiera è da basso. Io dovrei montarla in camera da letto. Quindi pesa 100 kg, non so se riesco a portarla su. Ho tirato fuori il mobile, l'ho messo sul letto che stanno usando i miei quando vengono qui a fare i lavori. Comunque, mobile fuori, abbiamo mille arnesi. Ah, tra l'altro, ragazzi, questo è il nuovo letto che ho comprato. È ancora da montare, però almeno così riuscite a capire il colore. Ce l'ho fatta a trovare un colore che mi piacesse ed era proprio quello che stavo cercando nell'ultimo video vlog. Sì, esatto. Salmone, è questo. È qui. Portalo via. DJ, forza, andiamo. Non ho voglia di affrontarti adesso. Tu non puoi invadere casa di Luke. Non ho invaso casa sua, non accusarmi di invasione. Gli stai rovinando la serata. No, non è vero, sono qui seduto, non sto facendo niente. Potreste farmi la cortesia di scendere di sotto a discutere, per favore? Sì, incredibile, lo sai? Ci ho messo due ore, ma ce l'ho fatta. Tra l'altro è venuto anche buio, ormai ho dovuto accendere le luci. Allora, questo è il mobiletto, ancora la pellicola azzurra che non toglierò finché non verrò ad abitare qui, perché finché ci sono le pellicole che proteggono i mobili, teniamole. E comunque è questo, mi piace un casino, l'ho personalizzato così e semplicemente questo sarà il mobiletto da tenere lì nell'angolo di fianco alla scrivania che andrà qua.
là dentro ci sarà un'altra libreria. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Cassettiera finita, l'ho già riempita di roba. Verrà in realtà un bel po' più alta rispetto a così, solo che volevo montare i piedini ma sono leggermente fallati, quindi probabilmente andrò a cambiarli. Sono tornata alla base e mi sa che dovrei comprarmi un aggeggino per appendere qui così il telefono o comunque la videocamera per vloggare. Anzi, adesso mi sa che farò un sondaggio per sapere se vorreste appunto questo aggeggino. E questa è la mia nuova macchina, non ve l'ho ancora fatta vedere, sono super emozionata e... è super bella. Adesso vabbè, non è ancora connesso niente, però magari in un prossimo vlog vi farò vedere qualcosa. Rieccoci a casa, io direi che il video finisce qui. Per me è stato un grandissimo successo perché mi sono divertita tantissimo e mi piacerebbe fare altre versioni in cui vado a fare shopping e comandate voi, faccio il mio make up e comandate voi, perciò fatemi sapere se vi è piaciuto. Adesso vado giù a cenare che sono le 9:15 e per me è tardissimo, poi mi metterò a montare un video che uscirà mercoledì. Quindi detto questo, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale se siete nuovi e vi mando un bacione grandissimo. Ciao ragazzi!